in una normativa riguardante l'ambito del settore in cui fa riferimento la Commissione Ambiente. C'è una Commissione Ambiente, lei non mette all'ordine del giorno quello che ha ricevuto da un consigliere? Cioè, mi sembra una cosa incredibile. Se io, presidente della Commissione Servizi Appaltati, ricevo da un consigliere la richiesta o comunque una mozione dove mi chiedono di poter parlare e discutere di un determinato argomento, io non lo introduco all'ordine del giorno. Un conto è se non ne sono a conoscenza, perché può capitare problematiche magari di ricezione telematica e cose del genere, io faccio un passo indietro, mi scuso, però mi sembra logico che un presidente, nel momento in cui c'è richiesta da parte di un consigliere, lo metta al primo punto dell'ordine del giorno. Grazie. C'è il consigliere all'Asia. Prego, comunque siamo qui a discutere. Sono arrivate le copie, tra l'altro, no? Sì, perfetto. Sì, penso. Prego, consigliere all'Asia. Io volevo solo chiarire, visto che si è parlato anche di me in tutta questa vicenda, prendo un po' di tempo nella mia controreplica per spiegare bene questa questione in modo da mettere i puntini su lei. Allora, colpa mia probabilmente che non mi sono spiegato bene nella fretta della spiegazione. Allora, la mozione è stata presentata nei tempi utili minimi per poter essere discussa in consiglio comunale, e spero che si arrivi a discutere della mozione tra poco, insomma. Quello a cui facevo riferimento nell'esposizione della mozione è un documento che è una richiesta di ordine del giorno della commissione stessa, in cui c'erano anche tutti questi punti qua, che ho inviato dopo, non alla prima seduta, ma tra la prima e la seconda seduta della commissione, che ho constatato in sede della seconda seduta di commissione non fosse arrivata a destinazione. Ho quindi letto una parte del mio documento, chi era presente in commissione se lo ricorderà, e il giorno dopo stesso, il mattino del giorno successivo, ero in presenza, beh, non ha importanza dove ero, comunque ho rinviato, spiegherò poi dopo, ho rinviato il medesimo documento per essere certo che fosse arrivato, protocollato e quindi inviato secondo le direttive e le norme di comportamento dettate un paio d'anni fa. Mi ricordo, mi scusi se la chiamo in causa, dottor Fissore, una regolamentazione della gestione della corrispondenza tra commissari, consiglieri e commissioni. Quindi io mi sono accertato di avere la certezza che la missiva fosse arrivata al Presidente della Commissione. Non c'entra niente la posta elettronica certificata, come diceva prima il Presidente, perché io non la invio alla posta certificata del Presidente, perché c'è un protocollo ben preciso, quindi protocollo, l'ufficio protocollo del Comune, e da lì segue l'iter che deve seguire. Questo sì è vero, però all'adunanza successiva il testo, che ormai insomma al secondo tentativo doveva essere sicuramente arrivato a disposizione del Presidente e della segreteria del Presidente, non è stato assolutamente né discusso né presentato né, come era richiesto nella mia missiva, inviato in copia ai commissari della Commissione, né ho ricevuto risposte in merito. Perché nasce la mozione? Per questo, perché nelle mie richieste che volevo affrontare all'interno della Commissione, in sede di Commissione non se n'è fatto cenno alcuno, come se io avessi preso la lettera e avessi fatto l'aeroplanino e l'avessi lanciato in piazza Caduti della Libertà. Uguale, stesso trattamento, questo volevo chiarirlo. Quindi la questione non è la mozione, ma come si è arrivati alla mozione. Agli effetti di quello che diceva il consigliere Tripodi è di fatto la stessa cosa, perché di fatto è stato ignorato
un documento da parte del commissario, che quindi si è visto costretto, a, per poterne discutere, a presentare una mozione, e di conseguenza eccoci qua stasera. Grazie. La ricostruzione mi pare adesso finalmente chiara. Grazie. Adesso parliamo della mozione. Quindi, il consigliere Milazzo ha presentato gli emendamenti a nome della maggioranza e qui eravamo. E adesso ovviamente la discussione si può allargare. Consigliere Maggiù, prego. Grazie Presidente. Niente, sulla mozione mi verrebbe solo a dire che la partecipazione è impegnativa. E aprire le proposte, insomma, all'associazionismo, a diverse realtà che magari con la sanità hanno a che fare in questo percorso, secondo me sarebbe stato molto positivo per la nostra amministrazione. Ma penso anche che le commissioni siano il luogo democratico più importante dove queste discussioni ci devono essere. Quindi almeno rispettiamo il mandato dei consiglieri comunali, perché io personalmente ho sentito molto offensivo che mentre discutevamo sulla convenzione la stessa era già stata approvata negli altri comuni, dove noi siamo il capofila. E noi avremmo voluto discutere anche su qualche indirizzo politico, compartecipare insomma alla gestione dell'amministrazione in generale, dare delle nostre proposte, delle nostre suggestioni, insomma partecipare all'amministrazione comunale. Altrimenti davvero la commissione non ha più senso, perché poi da quello che abbiamo visto in questi ultimi anni è una presa d'atto ogni volta che si arriva nelle commissioni, a parte in certi casi viene già tutto fatto, questa è la nostra proposta, passiamo perché è un passaggio obbligatorio, altrimenti forse non si passerebbe neanche nelle commissioni. E abbiamo chiesto più volte, già fin dall'inizio, di tenere tutto il tempo a nostra disposizione, quindi fino a dicembre, di parlarne con tranquillità, fare un percorso tutti insieme, è un cambiamento importante che tocca a tutti, maggioranza e opposizione, e lavorare bene in commissioni. E questo non è stato accettato, questo non è stato voluto, come sempre c'è molta fretta. Ma soprattutto si è detto che siamo riusciti a prendere più tempo contro il volere del direttore dell'ASL, mentre in realtà il tempo ce l'avevamo di diritto per convenzione precedente. E secondo me dobbiamo davvero rispettare di più il lavoro delle commissioni, ma soprattutto i commissari. Io penso che in consiglio comunale si chiude il cerchio, non si fa un lavoro in consiglio comunale, il lavoro si fa nelle commissioni. Qui ognuno rappresenta le sue posizioni politiche, ognuno fa i suoi discorsi, ognuno insomma cerca di richiamare anche un po' ai suoi elettori. A me tutto questo non importa, davvero non me ne frega niente. Mi piacerebbe lavorare bene, lavorare in commissione, prenderci il tempo che ci serve, ma fare un percorso tutti insieme. E ribadisco, la partecipazione è la cosa più impegnativa, è più facile dirigere le cose da solo andando come un treno, piuttosto che avere pazienza e far partecipare gli altri. Io su questa mozione penso che condivido anche il punto virgola, e quindi voterò assolutamente a favore, ma poi avrei delle cose da dire anche sulla proposta, ma farò dopo. Grazie. Grazie consigliere.
Consigliere Tripodi, prego. Grazie Presidente. Io in questo momento farò a nome del nostro gruppo un intervento unico per tutte e due le proposte di delibera, e una di mozione e una di delibera, perché i temi sono molto 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 vicini, e poi daremo appunto la votazione, diremo cosa faremo e cosa voteremo a riguardo. Allora, innanzitutto, facendo semplicemente quello che è un po' di memoria storica, in sintesi è ben specificato all'interno della mozione del consigliere Allasia, ma volevo aggiungere delle suggestioni che secondo me sono importanti per la metodologia dell'arrivo, cioè nel raggiungere una determinata scelta. Metodologia che ci è piaciuta all'epoca, nel momento in cui si è scelto di arrivare a quello che era all'affidamento di alcuni importanti servizi, appunto quelli della socioassistenza, lasciando la delega all'ASL, quella scelta era stata presa veramente con un metodo che noi abbiamo valutato positivo. Il Consiglio aveva dato modo durante tutte le commissioni e quant'altro, tra commissioni, conferenze capigruppo, di poter trattare il tema con degli obiettivi, con delle strategie e anche con delle provvisioni. Fatto sta che all'epoca anche già il nostro gruppo consigliare aveva favorevolmente votato sia alla sperimentazione e sia alla scelta poi permanente della delega, ma il metodo è sempre è forse molto più fondamentale poi della scelta in sé, perché in quell'occasione ricordo le varie relazioni anche da parte dell'assessore al bilancio, dove ci aveva appunto proposto delle relazioni dove emergevano dei buoni risultati riguardante quello che potevano essere la riduzione dei costi fissi nel momento in cui ci sarebbe stata la scelta di non mi sto a ripetere, aveva dato dei risultati riguardanti le liste d'attesa. C'era stato un coinvolgimento da parte di tutte le forze politiche a poter dare un contributo e comunque a numeri raccontare quello che si stava facendo. Cosa, metodologia, che non viene utilizzata ad oggi. Quindi, innanzitutto, poco rispettosa nei riguardi dei rappresentanti all'interno del Consiglio Comunale. Poco rispettosa perché non è possibile che durante una commissione possiamo venire a conoscenza del fatto che questa convenzione, questo testo di convenzione sia già stato approvato da 9 comuni sugli 11 che ne fanno parte. I consiglieri comunali della città capofila di questo futuro consorzio, tra virgolette, futuro ente che dovrà andare a svolgere dei servizi che prima erano stati dati in delega all'ASL, siamo gli ultimi a saperlo. Quindi, metodo completamente negativo, alla quale noi diciamo anche fortemente irrispettoso nei confronti del nostro atteggiamento invece di consiglieri comunali, sempre di apertura e di apertura al confronto e contributo in quello che è un tema importante. Quindi, metodo bocciato. Punto secondo: se avessimo utilizzato un altro metodo, la cosa fondamentale sarebbe stata almeno quella di pretendere che la convenzione
scadesse veramente alla scadenza naturale. Avremmo ancora 7 mesi di fronte a noi, dove, se ci fosse, ci sarebbe stata la volontà dell'amministrazione, magari con uno sforzo politico, magari a questo risultato ci saremmo arrivati. Ma questa sicuramente non è volontà di questa amministrazione, o non lo è stata volontà di questa amministrazione, condividere un percorso con tutti quanti i gruppi consigliari. Quindi ribadiamo, ma come già detto durante lo scorso consiglio, dobbiamo arrivare alla scadenza naturale e utilizzare tutto questo tempo per far sì che tutti possano dare il proprio contributo. Siamo d'accordo, e non mettiamo in dubbio il fatto che siamo d'accordo con quello che ha espresso anche il consigliere Allasia e qualche altro consigliere che ci ha preceduto, per il semplice fatto che in questo momento non stiamo facendo un mero atto amministrativo burocratico. La regione recede unilateralmente alla convenzione, noi prendiamo il testo di un'altra convenzione, magari molto simile a quello di altri territori, lo prendiamo e lo riportiamo tra di noi, lo portiamo all'interno del nostro comune e lo facciamo votare a tutti gli altri comuni, e poi arriviamo qua da noi e cerchiamo di parlarne. Quindi domando: che cosa possiamo modificare di questo progetto di convenzione? Nulla, perché modificando una virgola di questo progetto di convenzione, questo testo dovrebbe ripassare in tutti gli altri consigli comunali di tutte quelle altre città approvate, cosa che non capiterà mai. Quindi siamo qui ad una presa d'atto, perché qualche modifica forse noi l'avremmo richiesta, o comunque avremmo ribadito quello che abbiamo detto nello scorso consiglio comunale e quello che abbiamo detto in commissione socioassistenza. Non ci nascondiamo nel fatto che nella scorsa consigliatura avevamo votato favorevolmente a quella tipologia di delega, ma il tempo passa, le realtà anche territoriali cambiano, diciamo, e cambiano anche le sensibilità su questi temi, perché spesso e volentieri ci siamo trovati a trattare, soprattutto in tema di disabilità, questioni che hanno portato tutto il Consiglio a esprimersi in un modo o nell'altro. Quindi nel momento in cui ci troviamo a dover prendere una scelta di creare un nuovo ente che si occuperà della socioassistenza, sarebbe stato bello formalizzare alcuni punti che siano dei punti fondamentali e, se previsti dalle norme, ribadirli in maniera molto chiara per dare un senso di quello che a cambiamento di amministrazioni, destra o sinistra che siano, gli indirizzi politici rimangano uguali nel tempo. Quindi quello che riguarda, come afferma in parte la mozione, definire in maniera chiara, in maniera trasparente, alcune regole minime del funzionamento dell'assemblea dei sindaci, trasparenza ai processi degli enti decisionali proposti dalla convenzione, quindi maggiore accessibilità anche, come altre associazioni di volontariato anche hanno chiesto nel corso di questa consigliatura, accessibilità per poter presenziare alle sedute dell'assemblea e alla conferenza dei sindaci, e prevedere delle nette distinzioni chiare che, come in conferenza in commissione socioassistenza abbiamo richiesto,
ci sono state, diciamo, le nostre richieste sono state posticipate ad una normativa, diciamo, secondaria, cioè una normativa esecutiva per quanto riguarda temi più effettivamente, più effettivi, più concreti, più che vanno nella parte operativa della Convenzione, quali le distinzioni dei ruoli politici, tecnici, degli soggetti che intervengono in maniera concreta allo svolgimento dei servizi della socio assistenza, quindi soggetti quali cooperative e quant'altro, rappresentanti delle famiglie, degli utenti, verificare se vi fossero dei conflitti di interesse all'interno delle figure che sono alla gestione o al controllo di alcuni settori della socio assistenza, prevedere in maniera effettiva una sorta di, come si fa nelle migliori aziende, possibilità di prevedere una sorta di customer satisfaction, dove la gente possa dichiarare gli utenti di quel servizio, dichiarare la propria soddisfazione del servizio. Quindi rendere una convenzione con gli obiettivi iniziali certi, si va su questa direzione. Tutto il resto, diciamo, poteva anche sì diventare poi un mero atto burocratico dove la normativa, le varie scelte potevano essere condivise, ma degli obiettivi, dei principi statutari di questo nuovo ente sarebbe stato bello che ci fossero stati in premessa. Quindi, per quanto riguarda la mozione sia del consigliere Allasia, che vedremo poi la modifica, perché personalmente non ho ben capito, ma penso anche il mio collega Panero non abbiamo capito ancora la modifica, la leggiamo soltanto almeno un attimo. Quindi la nostra dichiarazione di voto attenderemo ancora alla lettura della richiesta, appunto, sugli emendamenti. Quindi per ora non facciamo nessuna dichiarazione. Grazie. Grazie consigliere Tripodi. Ha chiesto la parola l'assessore Fogliatto. Prego. Grazie. Mi atterrò proprio in questo breve intervento all'oggetto di cui stiamo parlando adesso, che è la mozione. Poi il tema convenzione ne parleremo dopo, verrà presentato, eccetera. Volevo solo evidenziare tre cose già dette molto bene dalla consigliere Maria Milazzo a nome di tutta la maggioranza. La maggioranza tutta ha prestato e ha riflettuto con estrema attenzione sul testo di mozione presentato dal consigliere Allasia. Negli emendamenti enunciati dalla consigliere Maria Milazzo, la mozione non viene stravolta. Vengono presi integralmente le richieste, cioè la parte finale, perché tutto il premesso, poi il voto è sulla parte che viene richiesto, si chiede. Vengono ripresi tutti, vengono però messi dando un ordine e facendo alcune chiarezze. Vale a dire, la prima è impegna, in questo caso impegna il sindaco, in quanto è il sindaco che rappresenta l'intero consiglio comunale, rappresenta la nostra città in seno all'assemblea dei sindaci, perciò l'impegno se lo può prendere chi rappresenta il nostro comune. Dopodiché, delle richieste enunciate da chi ha presentato la mozione, ci sono alcune che certamente vanno rafforzate, ma che sono presenti già adesso e danno dei diritti, indipendentemente dal tema di politiche sociali, socioassistenza, eccetera, ma dell'ordinamento più ampio,
per quanto riguarda presenti nell'ordinamento amministrativo, e qui parliamo della partecipazione, della trasparenza, delle sedute, dell'accesso, eccetera, agli atti, eccetera, eccetera. Altro, sappiamo che esiste una normativa regionale che obbliga, giustamente, rafforza quello che già si sta facendo, che si è fatto con la convenzione all'ASL, con la delega all'ASL, che già si faceva col consorzio, del rapporto col no profit, col volontariato, eccetera. Vi sono alcuni aspetti che non sono né nella normativa né regionale né nell'ordinamento amministrativo più ampio e pertanto sono stati ripresi al fondo. Ma attenzione, al fondo, quando si parla di impegno al sindaco, prima di parlare di questi due aspetti vi è un rimando, viene di impegno al sindaco a rafforzare tramite un ordine del giorno, una mozione d'ordine, eccetera, eccetera, di tutto quanto sopra. Perciò non accontentandoci che sia presente nell'ordinamento amministrativo, che sia presente già nelle normative regionali, eccetera, ma di rafforzarle, questi aspetti qui, in più gli altri aspetti che non erano presenti, proprio perché non si voleva stravolgere nulla. Le richieste sono presenti, le richieste. Parlo sempre della mozione, mi attengo, ripeto, al testo della mozione. Sono tutte presenti, solo ordinate. Ecco, questo ci tenevo a chiarire quello che ha già presentato molto bene chi mi ha preceduto per la maggioranza. Grazie all'assessore. Allora, la maggioranza si è... Dicevo, la maggioranza si è espressa. Consigliere Somaglia, prego. Grazie Presidente. Io non entro nel merito della diatriba, della presentazione della documentazione, più o meno. Farò alcune considerazioni su questo, o meglio, sulle tempistiche, nella discussione della delibera della convenzione. Per quanto riguarda la mozione presentata, oggetto di discussione, che è quella presentata dal consigliere Allasia, ci sono alcuni passaggi che ci trovano favorevoli, ci sono al contrario alcuni passaggi nel considerato che meno ci trovano d'accordo. Certamente ci trova d'accordo la richiesta, ormai probabilmente tardiva, di prenderci tutto il tempo necessario per approfondire un argomento di tale importanza. E faccio ancora una premessa, che è quella che il ritorno delle deleghe sulla socioassistenza in seno ai comuni è anche a nostro avviso cosa positiva, perché argomento che può essere affrontato con maggiore vicinanza, con maggiore effetti immediati rispetto alla delega oggi in capo all'ASL, dove sì, l'assemblea dei sindaci ha come dire potere deliberante, ma non gestisce in maniera diretta la partita. Quindi positivamente accogliamo questo ritorno in capo ai comuni. Però ripeto, anche a nostro avviso la possibilità di prenderci il tempo necessario per meglio sviscerare l'argomento, a nostro avviso doveva essere sfruttata. La fretta non è mai buona consigliera, tantomeno su argomenti che toccano in maniera determinante le fasce più deboli della popolazione del nostro distretto e della nostra città. Um,
Beh, c'è una diciamo sostanziale differenza tra i due testi. In uno vengono rimarcate singolarmente delle richieste, nell'altro si sintetizza ciò che, a cui, l'oggetto a cui si vorrebbe ad arrivare. Io che normalmente, e l'ho già detto in altre occasioni di presentazione di mozione, vado più all'oggetto, alla richiesta rispetto al considerato, e che a volte bisogna arrivare a una mediazione in cui il considerato deve essere estremamente stringato, non deve contenere considerazioni di carattere squisitamente politico, ma badare più al sodo. Ritengo anche che c'è un passaggio successivo, che è quello di eventuali revisioni dei regolamenti che vanno ad attuare nelle varie aree di intervento del consorzio, della convenzione, scusate. Ecco lì si potrebbe poi agire, e si potrebbe in qualche maniera impegnare il sindaco e il consiglio comunale a sviscerare ogni singolo regolamento, e quindi portare, soprattutto da parte del comune capofila, che al di là del fatto di gestire poi amministrativamente la convenzione, è il comune che ha più abitanti e che forse ha anche maggiori criticità da gestire rispetto ai comuni più piccoli. Ecco, allora lì si potrebbe aggiungere l'impegno di sviscerare in commissione i singoli regolamenti ed eventualmente apportare le modifiche necessarie a rendere più incisiva l'azione della convenzione. Anche perché purtroppo tutte le altre considerazioni risultano, alla luce della delibera successiva, tardive, e quindi non potrebbero andare a incidere in ciò che è l'obiettivo del proponente, che condivido. Ci siamo confrontati un attimo durante la discussione, ci sono alcune cose che devono essere sostanziali, cioè devono andare nello statuto o ad essere già evidenziate. Questo, salvo un ripensamento, ma come abbiamo già sentito, tutti gli altri comuni aderenti alla convenzione hanno già provveduto al recepimento della delibera, anche perché, se non sbaglio, proprio dal punto di vista normativo, forse il comune capofila deve essere l'ultimo ad approvare la convenzione, o comunque diciamo che è norma, è già successo in altre occasioni. Quindi, detto questo, si potrebbe comunque aggiungere un passaggio negli impegni, che è quello di... Chiedo scusa, consigliere, in quale dei due testi, quello originale o quello emendato? Beh, questo lascio poi all'Assemblea decidere quale sarà il testo. Io ritengo che, certo, quello presentato come emendamento è un testo tra virgolette più semplice, ecco, non, scusatemi il termine semplicistico, ma è un testo più semplice, più facile anche da portare in approvazione, probabilmente, ma mi ripeto, anche perché tanti passaggi, se ci apprestiamo all'approvazione della convenzione, purtroppo non possono più essere recepiti in convenzione, quindi lasciano un po' il tempo che trovo. Ecco, ripeto, quello che aggiungerei è di impegnare il sindaco e la commissione consigliare socioassistenza, il consiglio comunale in sostanza, a rivedere, a analizzare i regolamenti di ogni singola area di attuazione. Ecco. Grazie. E mi riservo ovviamente della dichiarazione di voto.
nota della... Quindi aggiunge un impegno, impegna il sindaco a analizzare i regolamenti di ogni singola area di attuazione, cioè a fare in modo che vengano nelle commissioni competenti siano, dico bene consigliere Somaglia, scusi, aggiungere all'impegno, impegna il sindaco, perché quella è la dicitura, no? A fare in modo che siano analizzati nelle varie commissioni competenti i regolamenti di ogni singola area di attuazione. Di fare in modo che siano analizzati da parte delle commissioni competenti i singoli regolamenti di ogni area di attuazione. Va bene, ho preso nota. Consigliere Milazzo, prego. Grazie Presidente, vorrei solo rafforzare quanto è stato detto adesso in quest'ultimo punto, in aggiunta comunque a una delle due mozioni. Cioè, proprio nell'ultima seduta che abbiamo avuto, sono stata io a prendere la parola e a dire bene, vorrei semplicemente così esprimere il mio giudizio su quanto era avvenuto, cioè sul fatto che noi avevamo affrontato quello che era il passaggio dalle competenze dell'ASL ad una convenzione tra comuni, ma che questo non avrebbe assolutamente tolto il significato, il senso di affrontare le varie argomentazioni, di sviscerarle in commissione socioassistenza. Sono state le ultime parole che ho detto quella sera. Cioè, affronteremo questi argomenti in commissione socioassistenza. Per adesso ci premeva comunque avviare la nuova convenzione. Grazie. Grazie. Allora, io faccio un po' da regista. Ricapitoliamo. Finora abbiamo gli emendamenti proposti dal consigliere Milazzo. Abbiamo una proposta di emendamento del consigliere Somaglia. E ci siamo fermati qua. Quindi... Se non ci fossero più interventi, chiedo scusa, ma stavo già pensando al condizionale dopo. Se non ci fossero più interventi, l'ordine di messa in voto sarebbe proposta Milazzo, proposta Somaglia. No, dico soltanto per rinfrescare, no? E poi la mozione originaria, ovviamente. Però mi pare che ci sia ancora qualcuno che voglia intervenire, prego. Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente, diciamo il tempo della replica, no? Non sono intervenuti tutti i gruppi consigliari, ma ormai chi doveva parlare ha parlato e chi non ha parlato parlerà dopo. Allora, mettiamo un po' in ordine le cose. Innanzitutto, non è che è colpa purtroppo del proponente, e siamo qui a discutere in tempi, tardivi, no?
ma sfugge il senso della mozione che spiego poi alla fine, e in questo la mozione non è tardiva. Siamo in tempi tardivi perché veramente se non avessi presentato la mozione il 12 marzo, oggi staremmo discutendo la convenzione con uno o due passaggi forse in commissione, forse, se ci andava bene, se ci andava bene. Perché così è, perché è sempre stato così in questa legislatura, ho sempre visto in tutte le commissioni, anche perché a parte la commissione ambiente presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, che in alcuni casi si è mostrato giustamente, correttamente sollecito, proposte di ordine del giorno, relazioni, analisi, proposte inviate alla Commissione per discussione in Commissione sono sempre state bellamente ignorate. Purtroppo sono abituato a questo fatto, al mancato rispetto totale dell'attività di un commissario all'interno delle commissioni. Quindi quello che è successo adesso non mi spaventa neanche più, ci ho fatto un po' il callo. Però il senso della proposta di mozione di allora, il senso del documento inviato alla Commissione, il senso della proposta di mozione adesso è tutto tradito nell'emendamento proposto da questa parolina qua, da questo aggettivo, dato atto che a seguito di scioglimento consensuale. Io qua mi sono preso un appunto, ho scritto consensuale, il cavolo consensuale. Qua il direttore dell'ASL a settembre ci dice non interessa più portare avanti la delega che i comuni ci hanno affidato. E dal primo gennaio andate avanti in un'altra forma. Questo ci è stato detto. Ma queste posizioni dell'ente sono state usate anche negli anni scorsi, mi ricordo anche qui in quest'aula, per nascondersi dietro le responsabilità politiche. Io mi ricordo le lettere lette qui in risposta a mozioni o interrogazioni, prese di posizione del direttore dell'ASL o considerazioni del direttore dell'ASL in risposta a interrogazioni o proposte di mozione che sono indirizzate non all'ASL ovviamente, ma in seno alle commissioni consigliari. Quindi quello che lamentavo io è il motivo per cui volevo che la discussione rientrasse negli organi consigliari, era che la politica si riappropriasse dell'argomento. Invece noi stiamo subendo decisioni non nostre e stiamo facendo un mero passaggio amministrativo, perché voi credevate nella delega, siete dovuti tornare indietro perché l'altra parte vi ha detto basta. Io sono contentissimo di questa cosa qua, però vorrei che nel passaggio non si parlasse solo di mero atto amministrativo, cioè della discussione sull'articolo 12 della convenzione, se bisogna scrivere questo o quell'altro, ma che si parlasse di termini strategici e politici. Sono quelli, io ne ho inserito alcuni, speravo che qualcun altro ne inserisse altri, ma non ci è stata data la possibilità. Quel consensuale lì è ridicolo, è offensivo della realtà, così come offensivo della realtà tutta la descrizione fatta sull'andamento delle discussioni eccetera. Qua non si vuole condividere nulla. Quella convenzione, quella decisione lì è presa da parecchi mesi, noi arriviamo in ritardissimo, non siamo tardivi, siamo gli ultimi fessi che arrivano a discutere. Io ho cercato di recuperare nel modo più politico possibile la questione, ma non è stata neanche data la possibilità di discuterne in commissione. Ritengo poi che non ci possa basare solo sui regolamenti, perché dei principi statutari vanno inseriti e vanno inseriti a livello di statuto, perché i regolamenti si possono cambiare molto facilmente, le convenzioni no, cioè gli atti statutari no. E quindi è importante fissare principi, diritti e doveri in termini di nascita dell'organismo, quindi in termini di convenzione. Per quanto riguarda la modifica dei considerata, l'eventuale semplificazione eccetera, ecco, se si volevano modificare le considerata, che poi le considerate che sono
tra virgolette, tra l'altro non sono espresse opinioni personali, ma sono riferiti fatti, come quello per cui nel Consiglio Comunale del 26/11/2014 il nostro gruppo consigliare era l'unico che aveva votato contro, ma è un fatto, però basta semplicemente modificare quei considerata. E inoltre perdete un punto importantissimo del motivo e del senso della mozione. Noi abbiamo capito, anche se ci è stato detto il contrario, ci è stato raccontato il contrario, che avevamo molto più tempo di quello che ci voleva dare l'ASL per fare questo passaggio e per fare tutto quello che adesso ci si promette che si farà. Scusate. D'accordo, mi scusi. Sì. Dicevo, noi ci siamo resi conto che avevamo molto più tempo di quello che ci raccontavate e pensiamo che questo tempo sia preziosissimo e valga la pena di riportare nell'ambito della discussione politica il tema e non lasciato tutto semplicemente a mo' di un contratto che passa la delega da un ente a un altro. Questa è la ragione della proposta di mozione. La ragione fondante è ridiscutere tutto, prendersi tutto il tempo e permettere al nostro comune, che come diceva qualcuno vale quasi la metà in peso pro capite della popolazione del distretto, di portare avanti degli intendimenti, dei principi il più possibile condivisi da tutti i gruppi consigliari. Grazie. Grazie consigliere, ha chiesto la parola il sindaco, prego. Soltanto per dire che questa partita è certamente gestita dal comune di Bra, che è fatto di maggioranza e minoranza, ma è gestita a livello di 11 comuni e credo che sia offensivo dire che il comune ha subito, il comune ha discusso, il sindaco ha discusso con i suoi colleghi relativamente ad una situazione particolare che veniva proposta e questa è stata condivisa. Come è stato condiviso in passato un passaggio del 2011, così è avvenuto in questa situazione e quindi direi che non siamo totalmente fuori strada e credo che chi mi conosce sa quali e in che modo conduco le battaglie politiche, ovviamente cercando di avere l'unità di tutti gli 11 comuni e credo che il consigliere Somaglia, che ha fatto parte dell'allora consorzio, sappia quanto sia importante in situazioni di questo tipo avere l'unità di tutto il territorio per insieme affrontare delle tematiche che sono tematiche complesse che vengono rappresentate e che se dovessi dirvi avrebbero potuto essere oggetto di discussione e di scioglimento di questa convenzione dalla settimana successiva all'arrivo di questo direttore, cosa che non è avvenuta e non è avvenuta perché credo che ci siano stati degli amministratori che in maniera determinata ma anche unitaria cercando di tenere insieme il territorio hanno lavorato in questa direzione. Quando ci si è resi conto
di alcune priorità e del fatto che non era possibile in quel contesto, erano assolutamente plausibili e condivisibili le ragioni che venivano poste dal direttore, queste sono state condivise e non subite. È raro che in politica io subisca, discuto, mi confronto, battaglio, vinco, perdo a seconda delle situazioni, ma è rarissimo che subisca. Grazie al sindaco. Allora, mancano ancora le dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Tripodi, mi pare che lei questa sia la terza volta facendo espressione di voto. Bravo. Grazie. Grazie presidente. Abbonando gli interventi precedenti che glieli passo per chiarimento. Perfetto. La ringrazio. Comunque, semplicemente per la nostra dichiarazione di voto, che in questo caso faremo come il mio intervento, il nostro intervento, un intervento che era univoco tra le due, tra la mozione e la delibera poi sulla convenzione, quindi la nostra espressione di voto è: ci asterremo sia sulle mozioni che sulle emendamenti alle mozioni e quant'altro, e anche alla convenzione ci asteniamo perché contrari al metodo, contrari alla scarsa partecipazione che abbiamo potuto avere nei confronti di un tema così importante, non ci è stata data la possibilità dall'amministrazione, e purtroppo noi che siamo invece abituati a subire, perché in questo caso di nuovo per l'ennesima volta, noi che siamo consiglieri di minoranza, ci toccherà di nuovo subire quello che è la scelta del sindaco, che in maniera, lei ha detto che ci siamo rivolti in maniera offensiva nei riguardi suoi dell'amministrazione, noi riteniamo invece irrispettosa, noi abbiamo dovuto subire, perché per quanto ci riguarda essere il comune capofila ed essere il consiglio comunale che per ultimo viene a conoscenza di una convenzione e che altri comuni hanno già votato, per noi, se per lei il nostro diciamo intervento, soprattutto ai gruppi di minoranza, alcuni gruppi, è stato offensivo, per noi è stato irrispettoso il vostro comportamento. Grazie. Per stemperare un po', se ho capito bene, lei ha già dichiarato anche l'astensione alla delibera, quindi vuol dire che sulla delibera è il vostro gruppo non parla più. Molto. No, solo per capire. No, perché se c'è la dichiarazione di voto, se c'è la dichiarazione di voto anticipata. No, ma era senza poi ironia, ci mancherebbe, proprio una domanda. No, io. Senza ironia da parte mia, è una domanda esclusivamente funzionale alla gestione dei lavori. Se ho capito bene, va bene così. Bene, è arrivata già allora, una dichiarazione di voto. Poi. Ci sono per ora due emendamenti. Consigliere Somaglia, prego. Sì, allora, il gruppo è il gruppo del consigliere Marengo, che non, questa sera non riesce a intervenire perché ha dei problemi di voce. Adesso abbiamo già cercato di soccorrerlo con le caramelle, con l'acciuga. L'acciuga forse. Allora, noi ci asterremo sulla proposta del consigliere all'Asia, perché purtroppo, a parte il fatto di non condividere alcuni passaggi, purtroppo risulta tardiva, ma non per colpa sua, come ha sottolineato bene. Risulta tardiva perché
se successivamente a queste proposte di mozione andremo a discutere e portare in approvazione la convenzione, e il suo intento è quello di agire sulla convenzione per motivi politici e di contenuti, questo non potrà più avvenire. Mentre voteremo in maniera favorevole alla mozione emendata, con l'accoglimento dell'emendamento da noi proposto, e la consideriamo un'apertura di credito per la possibilità di approfondire gli argomenti nelle commissioni competenti, negli organi preposti, e affinché si possa portare un contributo che il sindaco potrà portare in seno di conferenza dei sindaci. Grazie. Grazie a lei, consigliere Milazzo. Grazie. Prima in realtà, quando sono intervenuta, ho omesso di dire che non avrei avuto nulla in contrario ad aggiungere questo terzo punto sull'impegno del sindaco, quindi anche nei confronti della commissione socioassistenza, anche perché, ribadisco per l'ennesima volta, noi avremo affrontato, in futuro affronteremo sicuramente tutti questi argomenti. Grazie. Faccio anche dichiarazione di voto ufficiale, perché anche se tutto è ovvio, la formalità, a nome della maggioranza, noi votiamo anche a favore della delibera sulla nuova convenzione. Grazie. Ma quella si discute dopo. Abbiamo tutti fretta di andare a casa. Sulla mozione Mondacco, scusate. Ma questa sera. Molto bene. Allora, la maggioranza ha dichiarato il proprio voto, il consigliere Somaglia ha dichiarato che nulla osta, per quanto gli compete, ad aggiungere l'emendamento suo a quello della maggioranza, e ancora facoltà il consigliere Allasia per esprimere la dichiarazione di voto. E poi ovviamente ci sono ancora altri gruppi, ovviamente, che possono intervenire. Prego, consigliere. Grazie Presidente, veramente ho poco da aggiungere, perché i concetti che mi interessava esprimere di fatto li ho espressi. Direi che io trovo invece offensivo che di fatto noi veniamo a conoscenza di determinati passaggi nei corridoi dell'ASL, ecco, quello sì è offensivo. E qua non si tratta di mettere in discussione, perché questo è quello che è successo, e altrimenti, ripeto, qua staremmo a discutere una convenzione che passa forse in conferenza capigruppo e buonanotte al secchio. Primo punto. Secondo punto, qua non si tratta di mettere in discussione la sua personalità, la sua persona, ma questo sempre, in generale. Qua non c'è personalizzazione. A me non interessa discutere la personalità Bruna Sibille piuttosto che Claudia Allasa, piuttosto che Nino Cornaglia, eccetera. A me interessa discutere il ruolo politico. Ora, che tutto quello che adesso ha descritto è una terza versione su questo tema di tempistiche, su questo passaggio, sì che a questo punto... di fatto noi continuiamo a subire una decisione presa dall'ASL, dove, in un contesto dove la volontà di delega all'ASL era una volontà politica legittimamente espressa con forza in questo Consiglio in più di un'occasione, e di fronte a questa mancanza di volontà da parte dell'ASL di proseguire l'esperienza, con una lettera che 3 mesi prima ci dice basta, io lì avrei fatto valere i diritti contrattuali, e i diritti contrattuali erano quelli di prendersi dal mese di settembre, il momento in cui è giunta la lettera, fino al mese di dicembre del 2018, quindi 15 mesi. 15 mesi, e quindi fare un percorso con il comitato dei sindaci,
che potesse permettere soprattutto ai comuni che sono strutturati e che sono in grado di esprimere commissioni, consigliari, che sono in grado quindi di portare proposte, sono in grado di discutere in modo più approfondito i temi, che ci fosse l'occasione per questi comuni e quindi per il territorio di portare delle proposte concrete che andassero al di là della semplice trascrizione, perché questo è quello che abbiamo fatto, eh? Abbiamo semplicemente trascritto la delega dell'ASL alla delega al comune di Bra come ente capofila, poco di più, anzi forse anche qualcosa di meno. Per questo motivo il senso forte del mio presentare la mozione non lo voglio neanche vedere scalfito da un emendamento, soprattutto da un emendamento che appunto travisa la realtà, perché parla di scioglimento consensuale e invece è un recesso unilaterale formalizzato con una lettera del 22 o del 27 settembre 2017, quindi non c'è niente di consensuale. C'è un recepimento di una rescissione unilaterale, anzi accordando un accorciamento dei tempi, quindi accordando un favore contrattuale. E sinceramente il fatto che di fronte a una richiesta di discutere questi punti, di incontrare le parti, portata a più di un mese fa in commissione, adesso mi si dice che se ne discuterà dopo, a me non sta per nulla bene, perché io so già come andrà a finire il dopo. Saranno passaggi puramente formali, esattamente come i passaggi puramente formali che abbiamo fatto in convenzione, dove abbiamo dibattuto sulle virgole della trasposizione di una convenzione dall'ASL all'ente comune capofila, con discussioni che riguardavano più aspetti legali e giuridici, ma tutti gli aspetti di contenuto politici non sono stati neanche affrontati. Quindi voterò, sono contrario all'emendamento e ovviamente favorevole alla mia proposta di mozione. Grazie. Grazie a lei. Quindi mi pare che siamo su posizioni ormai molto delineate. Quindi se non ci sono più interventi, e chiedo eventualmente se ci sono vengano adesso prenotati, altrimenti poi andiamo avanti. Allora, se ho capito bene, non ci sono più interventi. Allora, se ho capito bene, la proposta di emendamento del consigliere Somaglia può essere integrata alla proposta di emendamento della consigliere Milazzo a nome della maggioranza. È così? Quindi possiamo fare una votazione sola? Contestuale? Va bene. Sono d'accordo i due consiglieri proponenti? Sembra di essere quando celebriamo i matrimoni. I testimoni hanno sentito? Davanti a me vi dichiaro uniti in matrimonio. Allora, lui... Tra l'altro, che giustamente si parla di consensualità, quindi è una specie di matrimonio. A parte gli scherzi, quindi io porrei in votazione l'emendamento del consigliere Milazzo, di cui tutti abbiamo il testo, integrato dall'emendamento del consigliere Somaglia, di cui per adesso il testo ce l'ho io, perché me lo sono scritto. Quindi l'ultimo punto dei due, cioè si aggiunge un punto ulteriore all'impegno previsto, ai due punti di impegno previsti dal consigliere Milazzo, si dice questo: impegna il sindaco a fare in modo che siano analizzati da parte delle commissioni competenti i singoli regolamenti di ogni area di attuazione. Allora, io adesso pongo in votazione l'emendamento Milazzo più l'emendamento Somaglia. Segnaliamo la presenza. Siamo sempre in 17, va bene. Allora, votiamo l'accoglimento dei due tipi di emendamento.
Va bene, quindi 13 favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti. Adesso il consigliere, ma ho già capito, ma solo per formalità, il consigliere Allasia mantiene la sua proposta di mozione e quindi chiede che sia messa in votazione, quindi segretario, votiamo, chiedo, mettiamo in votazione il testo originale della mozione del consigliere Allasia. Si può votare? Due voti favorevoli, 10 voti contrari e 5 voti astenuti e 5 astensioni. Quindi la mozione è respinta. Votiamo. Quindi le mozioni non sono... Si vota allora la mozione emendata. Prima abbiamo accolto gli emendamenti, adesso votiamo la mozione. Rifacciamo l'iter. Segnaliamo la presenza. Va bene, tutti si sono prenotati. Votiamo la mozione emendata. Mozione, cioè quella nostra, quella della maggioranza, e i voti sono i medesimi degli emendamenti: 13 favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti. Quindi passa la mozione emendata. C'è il punto 9, quello è la convenzione per la gestione associata dei servizi socioassistenziali tra i comuni di Bra, vabbè non li leggo tutti, insomma, Bra più 10. E qui illustra il sindaco. Allora, in data 27 giugno del 2011, previa delibera del Consiglio Comunale, veniva stipulata la convenzione tra gli 11 comuni aderenti all'ex consorzio socioassistenziale Intesa, nonché tra questi ultimi e l'azienda sanitaria locale Cuneo 2 Alba Bra per la gestione in via sperimentale da parte di essa delle funzioni sociali contestualmente delegatele dagli stessi comuni ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 502/92 per il periodo 1/7/2011-31/12/2012. In data 23/11/2011 venivano stipulate alcune modifiche e con successiva delibera del Consiglio in data 26/11 venivano altresì approvate ulteriori modifiche alla indicata convenzione, poi stipulata in data 23/12/2014, fra cui la proroga in via permanente della stessa. Vi risparmio tutta la storia che ha portato a questa situazione unica o simile solo alla situazione di Casale. Con nota inviata al Presidente del Comitato Sociosanitario dei Sindaci del Distretto di Bra e pervenuta con protocollo 27/11/2017 al Sindaco di Bra, comune quale ente capofila della su indicata convenzione, l'ASL Cuneo 2 ha comunicato la propria volontà di non assumere più la suddetta gestione delegata. La questione della modalità gestionale dei servizi socioassistenziali
È stata pertanto inserita nell'ordine del giorno della seduta 27/11/2017 del Comitato Territoriale Sociosanitario dei Sindaci del Distretto 2, organo con funzioni di consultazione tra i comuni convenzionati e propositivo nei confronti dei singoli consigli comunali, nella quale veniva unanimemente concordato con l'ASL Cuneo 2 lo scioglimento consensuale della convenzione a far data dall'1/7/2018, con il proseguimento inalterato dello stesso nel corso del primo semestre 2018, avviando contestualmente un iter tecnico, amministrativo e politico finalizzato ad una progressiva riacquisizione delle su indicate funzioni socioassistenziali da parte dei comuni e relativa gestione delle stesse mediante altre modalità gestionali consentite dalle vigenti normative in materia. La convenzione in essere, fra l'altro, regola in modo specifico le ipotesi di recesso unilaterale dei singoli comuni o dell'ASL, lasciando la disciplina dell'ipotesi di scioglimento consensuale ai principi giuridici generali in base ai quali gli atti pattizi possono essere caducati dalla conforme volontà espressa da tutti i contraenti i medesimi. Il patto per il sociale della Regione Piemonte, approvato con delibera della Giunta regionale del 19/10/2015, coerentemente con la recente riorganizzazione dell'ambito sanitario regionale, che ha individuato l'avvio di un percorso di riorganizzazione dei servizi socioassistenziali mirante alla costituzione di distretti di coesione sociale coincidenti nei limiti di praticabilità con quelli sanitari, al fine di rendere più efficiente ed omogeneo il sistema delle risposte ai cittadini, anche in funzione di una realistica sostenibilità economica. Il distretto sanitario numero 2 di Bra risulta coincidere con uno degli ambiti territoriali individuati dalla Regione Piemonte. Pertanto la gestione associata delle funzioni socioassistenziali tra i comuni appartenenti al distretto sanitario numero 2 risulta coerente con gli attuali strumenti di programmazione della Regione Piemonte in ambito di politiche di welfare e di servizi socioassistenziali e sociosanitari. La vigente normativa regionale, legge regionale 8 del 2004, oltre alla gestione associata in delega all'ASL, prevede in forma, la forma consortile, l'unione di comuni, la gestione in convenzione con delega ad un comune capofila, come in vigore nel distretto di Vercelli e di Arona. Dati di valutazione, la modalità gestionale di convenzione con delega da prima all'ASL e ora al comitato, al comune capofila, ha messo in evidenza una netta riduzione dei costi generali gestionali rispetto alla precedente modalità gestionale. A seguito di un iter tecnico-amministrativo e politico di valutazione della forma di gestione economicamente ed organizzativamente più efficiente fra quelle attualmente percorribili e permesse dalla vigente normativa regionale per la gestione associata delle funzioni socioassistenziali, il Comitato Territoriale Sociosanitario dei Sindaci del Distretto 2 ha espresso la volontà di tutti i comuni ivi rappresentati di superare il modello gestionale di delega all'ASL Cuneo 2 resasi indisponibile, confermando la gestione intercomunale associata con le, delle citate funzioni, ma con delega non più all'ASL Cuneo 2 bensì al Comune di Bra quale ente capofila.
ho voluto aver per scritto per non disperdermi sulle questioni fondamentali che stanno alla base di questa convenzione. Il dato di fondo politico però è questo, è che nel passaggio dal consorzio alla gestione con l'ASL, alla gestione con capofila al Comune di Bra, vi è un unico intendimento politico, vi è stato e vi è un unico intendimento politico, che è quello di andare nella direzione di razionalizzare i servizi nel modo migliore possibile e soprattutto, a fronte di risparmi, di incrementare i servizi resi alla nostra comunità. Scricchiola anche con me. Ringraziamo il sindaco del suo intervento. Direi che si può aprire, se ci sono degli interventi, sull'approvazione di questo schema di convenzione. Non ci sono interventi? Se non ci sono interventi, io passo alla votazione. Perfetto. No. Scusa. Non so chi ha fatto per primo, chiediamo il bar. È stato contemporaneo, non posso. No, abbiamo il bar. Giovani. Allora, Abdo, la parola. Grazie, presidentessa. Diciamo che il mio discorso è strettamente collegato a quello che ho detto prima, durante la mozione, più o meno cambia poco. Guardate, volevo aprire una parentesi, ma il motivo per cui qualche anno fa sono uscito dalla maggioranza è dovuta ad una insofferenza nella mancata partecipazione alle decisioni da interno alla maggioranza. Votare senza discutere non è da me, e avere anche un ruolo nelle commissioni senza dare valore alle persone che vi siedono, senza dare valore alle diverse posizioni democratiche che compongono le commissioni, fa ancora di più soffrire. Un anno fa, in questo Consiglio Comunale, decisi di uscire dalla maggioranza, nella discussione, non era premeditato, ma nella discussione, come è degenerata, come è accesa, si era accesa, decisi di uscire dalla maggioranza sul tema sanità Verduno, l'ospedale di Verduno. Stavolta assolutamente senza polemiche, almeno le mie posizioni si sanno, e non voglio polemizzare né col sindaco né con il presidente della commissione socioassistenza. Ma proprio in questa sede, nel Consiglio Comunale, vorrei insomma nuovamente, per insofferenza di partecipazione, per insofferenza dei ruoli che ogni persona qui ha, anticipo che nella prossima commissione socioassistenza rassegnerò le mie dimissioni da vicepresidente della commissione. È un ruolo che non ha valore, spesso le commissioni sono strettamente o quasi sempre convocate dalla Giunta. Penso che anche i presidenti delle commissioni hanno poco ruolo decisionale. Però proprio per questo modo di fare politica, che non condivido assolutamente, mi fa pensare che non ha nessun senso tenere una responsabilità come questa, che è piccola, ma che in realtà non mi sento di fare, e forse è giusto che sia una persona della maggioranza, ma per il modus operandi fino adesso non me la sento di ricoprire ancora questa carica. Grazie. E naturalmente, per i modi in cui è stata gestita questa partita, voterò contro questa delibera.
consigliere Somalia aveva chiesto la parola. Grazie, grazie Presidente. Allora, intanto ringrazio il Sindaco per aver ripercorso le tappe che hanno portato alla delibera di questa sera. E devo rimarcare però ciò che ho detto nella discussione precedente, che arrivare alla discussione di questa sera ripercorrendo le tappe che hanno portato a questa alla delibera, pur essendo favorevoli nel merito, cioè al ritorno in capo alle amministrazioni comunali e quindi con maggior possibilità di incidere sulle scelte e sulla gestione dei servizi sociali, nei passaggi che ha ripercorso il Sindaco c'è un buco, un buco temporale, che è quello dal momento in cui è stata presa la notizia comunicata da parte della direzione dell'ASL nel novembre del 2007, al momento in cui ufficialmente i consiglieri comunali hanno appreso che l'iter di passaggio delle deleghe della socioassistenza tornavano, o meglio, andranno in capo a una convenzione intercomunale. Ma cosa ancora più grave da rimarcare è il fatto che il venire a conoscenza di questi argomenti di così notevole importanza per la nostra città, per la nostra collettività, per i nostri concittadini, ancora una volta viene in seguito a delle sollecitazioni, questa volta il consigliere all'Asia, per quanto riguarda la gestione delle acque a seguito di una nostra interrogazione in Consiglio Comunale, e anche per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo plesso scolastico in via Taranto Tereste, veniamo a sapere di questa intenzione ben 2 anni dopo la partecipazione al bando INAIL, perché la documentazione che ci è stata data, che ci è stata messa a disposizione, porta le domande o comunque i carteggi datati 2015. Quindi riteniamo che questo modus operandi risulta estremamente grave, cioè il Consiglio Comunale dovrebbe essere informato coi tempi corretti, e di lì la nostra obiezione di prenderci tutto il tempo necessario e quindi fino alla scadenza regolamentare, che è quella del 31/12/2018, e non anticipare al 1° luglio del 2018. Data che potrebbe anche andare bene se avessimo avuto tutto il tempo necessario e avessimo avuto le informazioni e la possibilità di entrare nel merito della partita con i tempi corretti. Quindi ben venga, ripeto, questa nuova forma di gestione che ci trova favorevoli. Ben venga l'eventuale possibilità di migliorare e implementare i servizi della socioassistenza a seguito dei risparmi finanziari che vengono messi in moto da queste trasformazioni. Però noi non possiamo dare il nostro voto favorevole a questa delibera,
ma e preannuncio già la nostra intenzione di voto del mio gruppo e del gruppo del consigliere Marengo, sarà un voto di astensione per le motivazioni che testé ho riportato. E quindi ci auguriamo di non dover ritornare su questo argomento o su queste considerazioni nel proseguo della nostra attività amministrativa, perché sugli argomenti che testé ho citato, che sono tutti argomenti che hanno dei risvolti importanti dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista della viabilità, della trasformazione della nostra città, riteniamo che i consiglieri comunali, il Consiglio Comunale, quale maggiore entità della nostra città, debba essere informato nei tempi e nei modi corretti. Grazie. Grazie consigliere Somaglia, prendiamo nota della vostra dichiarazione di voto. Ci sono altri interventi? Il consigliere Allasia, prego. Grazie presidente o presidentessa. Ora ci sono poche cose da dire dopo la discussione sulla mozione precedente, ma c'era un dato che aveva sottolineato il sindaco che era riferito all'obiettivo di riduzione dei costi e che le scelte fatte erano tutte e sono a tutt'oggi dettate dall'obiettivo di non penalizzare i servizi a fronte di riduzione degli stanziamenti e dei trasferimenti dalla regione. È vero che in questo ambito